È da sempre uno degli eventi più attesi dagli appassionati del ciclismo, da quando nel lontano 1946, tra le macerie di una guerra appena conclusa, centinaia di bici invasero pacificamente la città per partecipare al primo appuntamento del Gran Premio della Liberazione. Da allora la tradizione si rinnova ospitando tra le proprie fila giovanissimi corridori in cerca di gloria. Oltre 170 gli atleti al via in rappresentanza di 34 squadre, tra i migliori club dilettantistici italiani e le rappresentative nazionali di Australia, Russia, Slovenia, Giappone e Ucraina. Brevi strappi in salita, curve mozzafiato, ripartenze, lunghi rettilinei per un totale di 6 km tra le terme di Caracalla, Porta Ardeatina, Porta San Paolo e Piramide Cestia. Un circuito da ripetere 23 volte per aggiudicarsi la vittoria finale. Poi ancora tanti eventi come la cronometro al mattino per i cicloamatori, la passeggiata cicloturistica nei dintorni di Caracalla e la gara per giovanissimi organizzata dalla S Roma Ciclismo, un ricco programma nonostante la crisi. Quest'anno è un'edizione, la 68esima, estremamente particolare. Abbiamo avuto, inutile nasconderlo, difficoltà ad organizzarla per la situazione generale del paese e degli enti locali in particolare. Però noi rilanciamo, anziché rassegnarci ad un ruolo o addirittura alla cancellazione di questa corsa, rilanciamo, facciamo ancora più attività. Quest'anno facciamo un cronometro prima della partenza degli atleti dilettanti, per gli amatori, facciamo una passeggiata cicloturistica che parte in contemporanea col Gran Premio della Liberazione, ovviamente su un altro percorso, verso l'Appia Antica. Facciamo e allarghiamo notevolmente il Bike Village facendo una gara in collaborazione con la Federazione, una gara giovanissima. Per me è sempre un'emozione, dal momento che io l'ho fatto il Gran Premio della Liberazione da corridore, nel 67 sono arrivato quarto. Devo dire che questa vale come un campionato mondiale di primavera, perché è una grande corsa, la dimostrazione che i vincitori degli ultimi anni, Trentin, Modolo, Goss tra l'altro ha vinto una Milano-Sanremo, Trentin è diventato uno dei gregari più forti di Tom Bonen, e quindi per un ragazzo vincere questa corsa vuol dire avere il lascia passare per il professionismo. Ci stiamo avvicinando al 25 aprile, è una bellissima data, vengono tutte le migliori squadre del mondo, come tutte le migliori squadre italiane. Per noi questa è una prova di campionato del mondo di primavera, è sempre stato detto e affermato, ma lo affermano soprattutto i corridori che la corrono e i corridori che si mettono in mostra in questa corsa, e poi sono tutti diventati dei grandi campioni affermati. Questo è il secondo evento in termini di anzianità dopo Piazza di Siena, quindi nella scala dei valori dei grandi eventi sportivi su Roma, questo è un ruolo importante. Non solo per quello che rappresenta la data, la storia, la cultura, la tradizione, ma anche per tutto quello che rappresenta dal punto di vista sportivo. Io mi auguro che, avendo sentito le enormi difficoltà che hanno avuto nell'organizzazione di questa manifestazione, che tutte le istituzioni possano essere vicino per fare di un evento sportivo anche un momento di festa, di partecipazione e di promozione. Allora credo che il contributo del grande evento alla città di Roma diventa un aspetto positivo.